Piero Mele è capace di intendere e di volere. Statale Lecce Brindisi, sfiorata la tragedia. Il Salento alla Beat 2011. Parte Sanremo, in gara anche il Salento. Il giudice sportivo punisce il Lecce. Gentili spettatori di Lecce News 24, buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con una notizia di cronaca. Ricorderete tutti il tragico episodio che vide lo scorso 30 giugno protagonista Giampiero Mele uccidere il proprio figlioletto. Oggi gli incaricati dal GIP, Nicola Lariccia, hanno depositato la consulenza. Giampiero Mele sarebbe capace di intendere e di volere. Maggiori dettagli nel prossimo servizio di Laura Lairo. Una tragedia ha scosso il Salento e l'Italia intera lo scorso 30 giugno, quando a Torre San Giovanni Giampiero Mele, 25 anni, una laurea in economia e commercio presa da poco, ha prima strangolato e poi sgozzato il figlio Stefano di appena 2 anni, tentando poi di uccidersi. Ma ad oggi i periti che stanno seguendo il caso, incaricati dal sostituto procuratore che conduce l'inchiesta sull'omicidio, afferma che Mele sapeva quello che stava facendo, dato che risulta capace di intendere e di volere. La perizia psichiatrica è stata resa nota e consegnata nella mattinata di ieri al giudice Nicola Lariccia ed è stata effettuata da Domenico Suma, responsabile del Centro di Salute Mentale di Celia Messapica, e da Antonello Bellomo, docente di psichiatria dell'Università di Foggia. Alla base della tragedia, i malumori e le incomprensioni tra l'uomo e la sua giovane compagna, Angelica, madre del piccolo Stefano. Sembra ricollegarsi a quest'ultima la motivazione della perizia, come dimostrano sia i messaggi sia la telefonata fatta da Mele dopo l'uccisione del figlio, dove invitava la moglie con chiara lucidità ad avvertire suo padre e le forze dell'ordine della tragedia avvenuta, quasi a chiedere nell'ultimo gesto disperato di essere punito per l'atto disumano commesso. Proseguiamo ancora con la cronaca. Gravissimo incidente ieri sulla Lecce Brindisi, fortunatamente nessun morto, all'altezza di Tuturano, dove per una fuga di gas l'asfalto si è sollevato facendo catapultare una Citroen C3. Secondo prime ipotesi la causa consisterebbe in un'immissione di liquido a pressione durante i lavori di interramento dei cavi dell'alta tensione. Dopo il primo incidente è stato poi un susseguirsi di tamponamenti in cui sono rimaste coinvolte diverse auto. A scampare all'incidente anche il consigliere regionale del PDL leccese Roberto Marti. Chiuso da ieri pomeriggio tra disagi e code chilometriche, il tratto stradale è stato in queste ore riaperto al traffico in entrambi i sensi di marcia. Passiamo ora alla statale 379, perché come se non bastasse a suscitare sgomento tra gli automobilisti un episodio alquanto singolare stamattina. Due mucche passeggiavano sul ciglio della strada e muoiono travolte da un tir. I bovini camminavano controsenso, i primi conducenti sono riusciti ad evitarli. Successivamente è sopraggiunto un camion che non ha avuto la stessa prontezza dei suoi predecessori ed ha così centrato in pieno gli animali. Il camionista è fortunatamente rimasto illeso e sceso dal mezzo, segnalato la situazione di pericolo agli altri automobilisti. Ma mentre stava cercando di evitare ulteriori incidenti è sopraggiunta un'Alfa Romeo Mito guidata da una donna che non è riuscita a frenare ed è così finita contro camion e guardrail. Voltiamo pagina, oggi presentazione in pompa magna del Salento alla Beat di Milano, tante le offerte per un territorio che esporrà nella vetrina milanese tutte le sue bellezze. Alina Spirito. Abbiamo dovuto fare un passo indietro come Grande Salento, cambiare le nostre strategie di promozione per motivi economici, ma questo non significa che il nostro territorio brillerà di meno all'interno dello stand pugliese. Con queste parole il presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, ha aperto la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2011 della Beat di Milano, che prenderà il via giovedì 17 febbraio e si concluderà domenica 20 presso il quartiere fieristico milanese. Per la prima volta le province di Lecce, Brindisi e Taranto promuoveranno congiuntamente l'intero territorio salentino in un unico spazio caratterizzato dal logo Terre del Salento, oltre che dagli stemmi delle tre province. Non vuole parlare delle polemiche delle ultime ore, Gabellone, riferite all'ipotesi che la BAT e le province di Foggia potrebbero scendere in campo con uno stand autonomo, ma vuole parlare dello spazio Salento che sarà dedicato totalmente al territorio, così come ci ha spiegato l'assessore al turismo Francesco Pacella. Assessore, il nostro bel Salento cosa porterà in vetrina alla BIT 2011? Beh, quest'anno è un programma abbastanza corposo, in modo particolare perché stiamo presentando tre prodotti importanti,
che è quello delle terre del Salento, quindi questa sinergia, questa nuova governance di promuovere il territorio in sinergia con le altre due province, il Brindisi e Taranto. Saremo presenti nello stand della Regione Puglia, quindi in uno spazio aperto per promuovere questo nostro territorio, chiaramente mantenendo comunque i nostri brand di Salento da Mare, Figlia Solis e Terra Ionica. Verrà presentata la prima edizione del Salento Festival, rassegna itinerante di musica, teatro, danza, mostre, che sarà di casa nelle località salentine più suggestive dal 13 al 31 luglio, senza dimenticare che quest'anno tra gli incontri si può contare anche l'Italia Wave Festival. E poi la presentazione della Primavera nel Salento, un'offerta della provincia di Lecce in chiave naturalistica e ambientale che si concentrerà su percorsi escursionistici nelle aree naturali protette. Un'offerta variegata, insomma, per mettere sul tavolo le carte vincenti di un territorio che ha tanti assi nella manica nonostante le difficoltà e merita i riflettori della ribalta internazionale. Come to visit Lecce and all the Salento because it's a wonderful place, wonderful sea, and most of all you can visit all the culture and monuments that we have in our territory. Al via questa sera il 61esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, tanti salentini in gara, il prossimo servizio di Sofia Marzano. Ci siamo, da stasera ha ufficialmente inizio la 61esima edizione del Festival di Sanremo, appuntamento immancabile della cultura nazional popolare e della musica italiana e che piaccia o meno, chiunque sintonizzerà i vari LCD, anche se per pochi minuti, su Rai 1. La serata di apertura inizierà con il passaggio simbolico del testimone dal conduttore uscente al nuovo, da Antonella Clerici a Gianni Morandi. Si sfideranno a colpi di note 14 big della canzone italiana ed 8 giovani esordienti, tra i quali spicca il nome della salentina Emma Morrone, che duetterà con i Modà la canzone dal titolo Arriva. Mi sento come una bambina, ha dichiarato Emma. Per me Sanremo è un sogno da bambina perché l'ho sempre seguito da casa e lo voglio vivere con lo stesso spirito fanciullesco, senza farmi condizionare dalle logiche degli adulti, della gara e delle polemiche. Ma Emma non sarà l'unica salentina a calcare il palco dell'Ariston. A farle compagnia ci sarà anche Gabriella Ferrone di Leverano, che canterà Un pezzo d'estate. Quest'anno, oltre a Sanremo, esiste anche una campagna anti-Sanremo, firmata ovviamente Costantino della Gherardesca. Se volete farvi due risate, cliccate su sanremochiuso.com. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, a tra poco. Design moderno, innovativo, accattivante. Ambienti ideali per ogni stile di vita. Questo è Berluni. Con 700 metri quadrati di assortimento espositivo, centro mobili e il negozio esclusivo Berluni. Dalla progettazione chiavi in mano al pagamento personalizzato. Dalle cucine alle camerette, vi offriamo competenza e professionalità. Centro Mobili Berluni, a Nardò, in via Aldo Moro 82. Il piacere di sentirsi a casa. La cura dei particolari, una scelta importante. GB Infissi, porte e finestre per sempre. Chiama numero verde 800 98 77 08. GB Infissi a Nardò. www.infissipersempre.it. Concludiamo come di consueto con lo sport. Il Lecce viene decimato in virtù delle squalifiche inflitte dal giudice sportivo. Contro la Juve mancheranno alcune pedine importanti. Sentiamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio. Non ci saranno le probabili reti del ritrovato Geda negli assist dell'ex Olivera e nemmeno i placcaggi in linea difensiva dei rigorosi Giacomazzi e Gustavo. E la Juventus di Del Neri ringrazia. Eccezione fatta per il capitano giallorosso, espulso dall'arbitro Romeo Di Verona al termine del match Catania-Lecce, fermato per due turni dal giudice sportivo per avere, al termine della gara, rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose. Gli altri tre dovranno solo scontare un turno di stop a causa delle ammonizioni ricevute contro i siciliani, aggiuntesi alle rispettive diffide. Il giudice sportivo ha inoltre inflitto due turni di squalifica al tecnico giallorosso Decanio per aver assunto al termine della gara un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'arbitro, afferrandolo per un braccio e addossandosi petto contro petto, recidivo. Fermare le scorribande dello scatenato Matri, le sponde di Toni e la geometria di Aquilani sarà ora un'impresa ancora più ardua domenica prossima, nel turno domenicale che vedrà opporre Lecce a Via del Mare contro i bianconeri. Basta chiacchiere, insomma, perché per la salvezza c'è bisogno di ritrovare quel Lecce fermagrandi che tanto ci ha fatto sognare nei mesi di gennaio.
E anche per oggi il nostro telegiornale termina qui. Prima di concludere vi ricordiamo che a breve sarà online sul nostro sito lo speciale sulla presentazione del Salento alla Beat di Milano. Arrivederci a domani. Glamour Car è in via Giovanni Paolo II, San Cesario, Lecce. Glamour Car, l'eleganza si fa strada. Visitare una delle più importanti aziende della provincia di Lecce e non solo. Questa alle mie spalle è la Gelmar, dove si producono gelati, dolci e rosticceria, tutti prodotti surgelati tipicamente artigianali. Ma andiamo a scoprire la storia dell'azienda e quali sono i fattori che hanno determinato il successo dei suoi prodotti. Andiamo. Direttore, da un piccolo laboratorio ad una grande azienda, quali sono state le tappe significative di questo lungo percorso? Succede sempre così, succede, no? Si comincia così per non per gioco, ma per inventarsi qualcosa, perché l'inventiva dei nostri imprenditori qui al sud è sempre molto viva, molto, no? E allora si comincia così, e infatti 25 anni fa. E dall'idea di due soci, il signor Manca e il dottor Ruberti, è nata questa così quest'idea di cominciare a fare dei gelati. E pian piano è nata l'idea del rustico. Era un prodotto tipico leccese, era un prodotto molto richiesto dal mercato, era un prodotto che molti bar e pasticcerie o pasticceri non riuscivano più a produrre, tant'era la richiesta, per cui ci si è inventati il rustico surgelato. Quali sono i vantaggi di un prodotto surgelato? Guardi, noi senza ombra di dubbio siamo una delle pochissime aziende che fa i prodotti da forno surgelati e non congelati, perché qualche altro laboratorio, chiamiamolo così come eravamo noi 25 anni fa, produce i prodotti, li fa, poi li mette in cella a meno 18, a meno 20 gradi, pensando che così il prodotto è surgelato. No, invece c'è tutta una tecnologia particolare, c'è un processo che va rispettato. Noi oggi, già da qualche anno, abbiamo fatto degli investimenti notevoli per fare un prodotto surgelato, quindi nuove attrezzature, nuove tecnologie, ed ecco perché il prodotto surgelato, poiché conserva, lo sappiamo tutti, le qualità organolettiche proprio integre, ecco perché poi il nostro prodotto sul mercato possiamo dire che è migliore degli altri. Ecco. Direttore, per il futuro nuove idee, nuovi progetti? La mia presenza in Gelmar, che mi vede da 35 anni fare questo lavoro nei surgelati, rispondeva anche all'esigenza di Gelmar di voler crescere e di voler anche allargare i confini del mercato al di là della Puglia, ed è quello che stiamo facendo. Abbiamo coinvolto operatori del nord, abbiamo coinvolto delle catene distributive anche del nord, siamo in contatto e stiamo per concludere accordi importanti con le migliori catene distributive italiane, e questi sono i nostri programmi che speriamo che il 2011 veda realizzati, insomma, per noi, per l'azienda, per la gente che lavora, perché poi la cosa importante è che questa azienda dà lavoro a più di 50 persone fisse, quindi la cosa non è da poco.